Siamo qui con Cecilia Staiano della Fondazione Mondo Digitale di Roma. Stai promuovendo delle iniziative qui ad Expo Scuola. Vuoi spiegarci cosa esattamente? Sì, siamo qui all'Expo Scuola di Padova. La Fondazione Mondo Digitale è una realtà con base a Roma, ma lavoriamo a livello nazionale ed internazionale. Lavoriamo partendo dal mondo della scuola per creare delle attività che vadano a contribuire alla riduzione del divario digitale. Le categorie che abbiamo la fortuna di incontrare sono gli studenti, gli anziani, i malati che sono magari in ospedale, soprattutto gli studenti che per periodi lunghi debbono essere allontanati da scuola, sono lontani da scuola per provvedere alle loro cure, però ultimamente anche lavoriamo con il mondo dell'immigrazione. Partiamo comunque da creare dei progetti che realizziamo con gli studenti spesso e quindi il mondo della scuola ci aiuta a creare quelle attività che permettono di ridurre il divario digitale, ossia un nostro cavallo di battaglia che siamo venuti anche a presentare qui perché anche nel Terzo Veneto vediamo che ci sono già delle basi pronte per partire con questa attività. È il progetto di Nonni su Internet che noi abbiamo fatto decollare nel 2003, i numeri ad oggi 2010 siamo giunti alla nona edizione, abbiamo alfabetizzato in tutta Italia 9.000 nonni, soprattutto su Roma comunque, anche se dall'ultimo anno si sono aggiunte 5 regioni, il Piemonte, la Lombardia, le Marche e come ultima la Campania. E adesso le nuove new entry di quest'anno sono l'Emilia Romagna e proprio il Veneto con cui siamo venuti ad incontrare i nostri nuovi partner. E sono stati alfabetizzati attraverso il contributo di 6.000 studenti e 600 docenti coordinatori. Il progetto è piuttosto semplice da vedere, ossia sono gli studenti che sono docenti e diventano docenti e formano loro gli anziani che prima non avevano mai avuto occasione di cimentarsi con le nuove tecnologie, di incontrarli, e li guidano passo passo nell'ABC dell'informatica. Soprattutto quello che ci interessa è di aiutarli a vedere come i servizi della pubblica amministrazione siano in realtà più vicini di quanto si creda. Gli studenti che ci seguono possono avere da 8 anni fino a 18 anni e abbiamo visto qui in Veneto che le basi per questo progetto sono già state create attraverso dei progetti pilota seguiti direttamente dall'associazione Equinet, con la quale stiamo creando una sinergia molto interessante che ci vedrà sin dal prossimo mese di dicembre lavorare insieme. Molto bello, quindi finalmente un dialogo tra generazioni che magari si riescono a ritrovare in un terreno comune. Ti ringraziamo e buon lavoro, grazie.